Credo che il Presidente Mattarella debba prendere decisioni immediate e risolute, perché questa situazione del Consiglio della Magistratura immerso nella corruttela è una vulnus al principio della separazione dei poteri che nel nostro ordinamento costituisce il cardine della Costituzione. Avere un Consiglio Superiore, espressione sintetica di tutta la magistratura italiana, attraversato da situazioni di corruzione come quelle che abbiamo potuto riscontrare in queste ore, significa abbattere il principio della separazione dei poteri. Tenendo presente che non si tratta di una situazione che riguarda soltanto l'organo di autogoverno, perché l'organo di autogoverno è la sintesi della magistratura e quindi questo significa che quello che esso rappresenta dal punto di vista istituzionale è anche il riflesso di quello che è l'interno della magistratura. C'è un marciume che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, perché prima di tutto riguarda la magistratura. E allora a me pare che laddove Mattarella non si facesse carico di questa situazione, non soltanto si renderebbe favoreggiatore di quello che sta accadendo nel Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche lo renderebbe responsabile di non aver garantito il principio della separazione dei poteri su cui si basa la nostra Costituzione, e questo lo potrebbe portare ad una responsabilità per attentato alla Costituzione. La situazione ormai è seria, è una situazione grave, è una situazione rispetto alla quale ne va della nostra democrazia, e se non lo fa Mattarella certamente le cose andrebbero in direzioni assolutamente non auspicabili.